Tra pochissimi giorni, esattamente tra 3 giorni, andate a votare. Sapete esattamente come la penso? Non andate a votare. Perché? Perché nell'ultimo anno ce l'hanno messo in quel posto tutti i partiti. Vi ricordo, sono cose che sapete meglio di me, vi ricordo che la bellezza di 100, anzi più di 100 parlamentari sono inquisiti per reati di natura economica sul patrimonio. Più di 100 parlamentari. Se vi rendete conto, sono 950, per cui vuol dire che più del 10% sono implicati. Il quartiere a più alta densità criminale è il quartiere di Forcella Napoli, dove l'8% ha la più alta densità delinquenziale. Significa che invece il quartiere a più alta densità criminale non è più Forcella, ma è il Parlamento italiano, perché se sono più di 100 su 950, più del 10%. E appartengono a tutti i partiti, non ce n'è uno escluso, tutti. La Regione Lombardia. Vogliamo parlare della Regione Lombardia? La Regione Lombardia ha la bellezza di 80 consiglieri in totale, di cui 79 sono stati inquisiti. Non parliamo poi degli assessori che sono inquisiti totalmente e ovviamente a causa di questo schifo, letteralmente schifo, di questa classe politica lurida. Stiamo andando alle elezioni anticipate per la Regione Lombardia e per la Regione Lazio, dove è successo tutto il possibile e l'inimmaginabile, tutto il contrario di tutto, dove addirittura non soltanto gli appartenenti alla maggioranza, ma addirittura gli appartenenti all'opposizione, si sono accaparrati l'aumento da 1 a 14 milioni per i fondi da stanziare ai propri partiti. L'hanno deciso tutti i partiti, tutti. Allora non è più una questione di quel partito, di quell'altro, no, è un sistema. Come da anni, come dall'inizio di questa web TV del 2006, io vi raccontavo, non esiste destra, sinistra, esiste soltanto un centro di potere economico che dà i soldi una volta alla destra, una volta alla sinistra, e purtroppo Cribbiaccio avevo per l'ennesima volta ragione, perché questa è la dimostrazione che se ne fottono dei nostri problemi. Nel 92, quando c'è stata lo scandalo Tangentopoli, se non altro, che era una cosa schifosa, se non altro i soldi andavano ai partiti come se fosse meno grave, ma se non altro andavano ai partiti. Oggi ci siamo resi conto che con questo schifo i soldi se li tengono addirittura loro, per loro stessi. Questa è la cosa ancora peggiore. Vogliamo parlare del Monte Paschi Siena? Il Monte Paschi Siena, siamo ormai alla vigilia delle elezioni, ma non sappiamo esattamente quali siano le enormi implicazioni. Sappiamo soltanto una cosa, che chiaramente la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro non hanno fatto, e la Consob non sono intervenuti laddove avrebbero dovuto. Sappiamo perfettamente che la fondazione è nominata dal partito locale del PD. Sappiamo perfettamente che gli enormi interessi economici riconducono al PD nazionale. Sappiamo perfettamente adesso, dopo 30 anni, che dopo Ustica è stato un missile, non si sa di quale contraerea, anzi, scusate, non si sa da quale aereo, di quale nazionalità, pare francese, però non si sa, abbia abbattuto il volo per Ustica. Bene. Nessuno però sapeva che il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa si sono sempre rifiutati di rilasciare quello che era la loro responsabilità, perché altrimenti avrebbero dovuto pagare per quello che è successo. Per cui loro hanno sempre negato la propria responsabilità per non dover pagare. Hanno addirittura detto che ormai la strage era andata in prescrizione. Come se una strage potesse andare in prescrizione, ci sono decine di morti. La morte non può essere prescritta. E adesso l'abbiamo scoperto, finalmente abbiamo scoperto questo. E questo, secondo voi, da chi è stato deciso? Da te Luigi, da te Giovanna, da te Marisa? No, è stato deciso dal potere politico, perché il Ministero del Trasporto e il Ministero della Difesa dovevano ovviamente avere il controllo, se ne sono fregati altamente di questi che sono morti e di quello che a loro spettava per quello che era successo. Per cui un'altra volta il potere politico ha messo i sigilli perché non venisse fatta giustizia neanche dal punto di vista morale e men che meno da quello di vista economico per poter risarcire le famiglie. Questo è uno schifo gigantesco.
non dovete assolutamente andare a votare, perché l'andare a votare in questa situazione, dopo quelli brevissimi cenni che vi ho fatto, di cui voi sapete meglio di me, questo è qualunquismo. L'andare a votare oggi è qualunquismo. Dopo aver saputo tutto quello che nell'ultimo anno è successo, il fatto di andare a votare è qualunquismo. Bisogna lanciare un messaggio inequivocabile alla classe politica per annientare i vertici dei partiti, non i partiti, perché senza partiti non c'è democrazia. Dobbiamo annientare i vertici dei partiti, non andando a votare, in modo tale che i partiti, rendendosene conto, cambino il loro modo di pensare e di agire per un futuro che sia veramente un futuro volto ai nostri interessi e non ai loro.